Umidigi A3 Pro, un dispositivo davvero medio-basso di gamma con circa 70 euro l'ho portato a casa, un dispositivo dello scorso anno con Android 8.1, 3 più 32 giga, un processore quad-core MT6737, in più c'è una doppia fotocamera come vedete, il sensore di impronte, una buona costruzione e il jack per le cuffie e uno slot triplo, in questo caso due SIM più una micro SD. Andiamo a scoprire insieme nella prova. Ed eccoci, benvenuti nel mio canale Max Recensioni. Quest'oggi andiamo a vedere l'A3 Pro di Umidigi, uno smartphone davvero medio basso di gamma ormai, perché ovviamente è uscito molto tempo fa, però in questo periodo si trova a circa 70 euro con 3 più 32 giga, un processore comunque 4G MT6737. C'è un Android 8.1 a bordo, ovviamente non aggiornato perché anche le patch di sicurezza sono del 2018, però 3 più 32, uno slot triplo, quindi due SIM più una micro SD separata. Abbiamo la micro USB e lo speaker inferiore, il jack per le cuffie con il microfono di sistema e nella parte posteriore abbiamo la doppia fotocamera, un sensore da 12 più un sensore secondario per lo sfocato e l'impronta digitale e un flash LED. Nella parte frontale abbiamo una notch abbastanza evidente con questa fotocamera frontale da 8 megapixel e abbiamo qui anche il LED di notifica rosso, quindi abbastanza interessante. Il dispositivo è comunque ben costruito, una buona sensazione, sicuramente pesantino. Abbiamo una batteria a 3250 mAh e abbiamo anche un notch, come vedete, abbastanza importante perché c'è comunque una molto simile comunque a un iPhone e pesa sui 187 grammi, quindi abbastanza pesante, però dal punto di vista della portabilità è buono. Perché un 5,7 pollici si tiene molto bene in mano. Nella dotazione c'è anche la sua bella cover, comunque con un buon materiale, anche una buona sensazione al tocco e protegge anche abbastanza bene. In dotazione nella parte frontale c'è già in questo caso la pellicola di protezione del display che non fa mai male, quindi è sicuramente utilissima a preservarlo. Se ce la faccio a inserirlo all'interno, vi faccio vedere come sta con la sua cover. Vedete? Cover che lo protegge bene, anche perché nella parte posteriore in plastica trattiene molto le ditate, quindi è bene mettere la sua cover di protezione. Davvero un bel display comunque che in generale mi ha soddisfatto anche per quanto riguarda la luminosità, vedete, è comunque molto buono. Luminosità automatica che funziona bene, c'è il wifi dual band, cosa che non mi aspettavo, c'è il 4G completo di banda 20 ovviamente, questo dual SIM e con Iliad io sono riuscito ad avere, cosa che non mi sarei mai aspettato, andiamolo a vedere nella screenshot che ho effettuato, un 4G che aggrega tutte e quattro le bande di Iliad, quindi 1800, 800, 2100, 2006. Non lo fa nemmeno un dispositivo da 250 euro. Io sono rimasto davvero sorpreso che questo riesca ad aggregare le bande. Come vedete, le patch di sicurezza ovviamente non sono aggiornate. Ho ricevuto un aggiornamento appena rilasciato, però è del 2019, appena avviato il dispositivo, ho comunque ricevuto un piccolo aggiornamento e vedete che non ci sono problemi perché il safety net passa, quindi potete utilizzare tutte le applicazioni che volete, anche bancarie o altro, e anche per quanto riguarda la gestione della chiamata, c'è il dialer di sistema che è un dialer Google, ma ha anche la registrazione chiamata, davvero interessantissimo, non me l'aspettavo. Android 8.1, ma registrazione di chiamata. Il sistema non è comunque sicuramente una scheggia per quanto riguarda la velocità del sistema. Io ho messo un launcher Nova che secondo me è anche molto più efficiente e gestisce molto meglio la memoria, anche vedete comunque con moltissime personalizzazioni, però potete comunque anche lasciare il launcher stock, a me sicuramente non è piaciuto molto. A livello di quick setting ci siamo, sono tutte le quick setting che comunque avete già visto in altro dispositivi. Ora Android 8.1 a bordo, la Wi-Fi, come avete visto, c'era anche la 5 GHz, adesso non la vedo più, però comunque la potenza non è altissima, ma è comunque buona la sua gestione. Andiamo ad aprire, per esempio, un Google e andiamo ad aprire la Repubblica.
Feedback della tastiera e della vibrazione non malissimo, ovviamente c'è di peggio. Apriamo la Repubblica e andiamo a vedere il sito desktop della Repubblica. Vedete come il caricamento di pagine non è comunque velocissimo, ma funziona comunque degnamente. Diciamo, è un dispositivo da 70 euro 3 più 32 giga. Vedete il doppio tap? Andiamolo a vedere, funziona con qualche piccolo ritardo. Però funziona, ovviamente il processore ritorna all'home, veloce. Andiamo ad aprire anche il Play Store per far vedere il caricamento delle eventuali app e scarichiamo un'app tipo Andro Bench. Andro Bench, andiamo ad installare. Buono, apriamolo. Test terminato, come vedete 268 mega in lettura e 70 mega in scrittura, quindi comunque velocità davvero basse da MMC. E da questo punto di vista forse me lo aspettavo. Se andiamo ad aprire l'applicazione fotocamera, la tiriamo fuori un attimino, andiamo ad aprire per farvi vedere che a livello di gestione fotocamera il sistema è abbastanza pulito, non ci sono grosse diciamo opzioni. Flash LED automatico o meno, l'HDR, la fotocamera frontale per i selfie, andiamola a vedere, facciamo uno scatto veloce. Con anche la possibilità di aggiungere la modalità bellezza video, viso, gestione video. Nelle impostazioni della gestione video ci sono alcune informazioni per quanto riguarda la sua, diciamo, qualità video, per quanto riguarda la risoluzione, quindi abbiamo la qualità solo HD per la fotocamera selfie. Se andiamo a verificare nella fotocamera principale, in questo caso il video può essere gestito fino a alla modalità Full HD 1080p. Da questo punto di vista abbiamo anche nelle opzioni del video anche la possibilità di andare comunque a fare la foto per quanto riguarda lo sfocato, che non può che essere uno sfocato software. Infatti, se andiamo a vedere, vedete uno scatto che va solo a fare una sorta di cerchio, quindi dal punto di vista sicuramente anche delle foto non c'è sicuramente da gridare al miracolo. Quindi nella foto normale il punta e scatta, vediamo la messa a fuoco un po' lentina. Questo è il video. Diciamo il video se la cavicchia, un po' lento il salvataggio. Nella gestione della foto con punta e scatta, tac. Andiamola a vedere lo scatto. Ci vuole un pochino. Diciamo che comunque è accettabile. Niente di più. Andiamo a vedere la gestione della Task Manager. Come potete immaginare, è un Task Manager comunque non male. Andiamo a sentire la qualità audio in chiamata. Chiamiamo il Iliad. La Sentite? chiamata è Buono. gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe Vedete la applicate dal tuo registrazione? operatore. Il servizio utente Iliad è attivo dalle 8 alle 22, dal lunedì al venerdì e dalle Potente. 9 alle 20. Andiamo ad aprire un video con YouTube. Vediamo come si comporta in YouTube. Famosa Costa Rica. Aspettiamo di terminare l'annuncio, andiamo a vedere il video. Qualità fino a 720p 60 frame per secondo. Andiamo a spalmare. Come vedete, nello spalmarlo non abbiamo la possibilità di metterlo a schermo pieno, quindi avremo comunque il notch che non viene comunque utilizzato, anche perché sarebbe antiestetico e comunque rimane in qualche modo non a pieno schermo. Ma dal mio punto di vista comunque è accettabile. Anche a livello di qualità non è male, perché se vedete, se riesce a vedere non male. A livello di, ovviamente il pannello IPS non può essere un pannello di super qualità, un pannello discreto. Dettaglio non male.
a 720p non ci sono grossi problemi, anche l'audio comunque è buono. Torniamo alla home, comunque discreto. Diciamo che in generale, dai, non mi aspettavo comunque un mostro di velocità, ma un dispositivo comunque sufficiente per tutti quelli che magari non necessitano di velocità così elevate. La batteria comunque è buona, permette almeno 4 ore di schermo acceso, davvero interessante, e la memoria interna è di circa 24 giga disponibili su 32, quindi sicuramente uno spazio sufficiente per praticamente tutti. In più potete mettere la micro SD, quindi non avrete comunque problemi di sorta. Un dispositivo che alla fine di tutto sicuramente consiglio, se lo trovate come l'ho preso io a circa 70 euro, quindi vi metterò anche il link per l'acquisto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto datemi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale. Se volete ancora questa, diciamo, scelta di dispositivi anche molto economici, magari dello scorso anno, che comunque sono sicuramente dispositivi in end of life, ma che comunque permettono ancora di risparmiare tantissimo e di avere comunque prestazioni decenti per un utilizzo davvero basico, che può essere quello senior, oppure diciamo di chi non ha grosse pretese e che vuole magari WhatsApp e pochissimo adesso, sicuramente è una scelta se che va nell'ottica di andare comunque ad avere un dispositivo confacente alle proprie necessità. Condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al canale partner Revotech Phone Blog Italia e al canale Telegram, mio canale Telegram Offerte Smartphone Tech, e al canale Telegram dei malati di smartphone, che saluto. Ciao e alla prossima recensione. Does the beat take you over? You just can't breathe.